perché al di là, come dire, dell'intervento immaginifico di Rossetti, la sostanza io credo che sia quella corretta. Ora, noi stiamo ponendo un problema di metodo ed è, a mio avviso, incomprensibile che l'assessore Mai abbia sollevato delle eccezioni su questo metodo. Non stiamo entrando nel merito sulle aree contigue, non stiamo dicendo né che si debbano includere né che si debbano escludere. Ovviamente abbiamo i territori. Ora, il Ministero farà la sua parte, ma nulla vieta alla Regione, attraverso l'assessore Mai, se si ritiene, attraverso le commissioni, di avviare questo confronto tra i sindaci per capire da loro qual è, come dire, l'obiettivo condiviso. Ora, siccome questo confronto con i sindaci non c'è stato, nulla ci vieta di farlo. Non mi sembra una proposta provocatoria. Chiediamo contemporaneamente di sollecitare il Ministero a perfezionare il percorso di istituzione del parco e poi la Regione, con le proprie strumentazioni legislative, avvierà l'iter per la legge regionale per definire le parti spettanti alla Regione nell'ambito del parco di Portofino. Sono cose persino banali. Ora, che vengano respinte per qualche ragione mi è oscura, ma se si ritiene di approfondirle insieme in commissione, penso che questa sia la via alta. E per questa ragione che io ribadisco al consigliere Senarega di acconsentire a sua volta ad andare in commissione. Non c'è ragione per fare una forzatura. Io capisco che l'ex presidente del Consiglio regionale Bruzzone ha fatto una parte della sua campagna elettorale anche dalle parti di Portofino, spandendo, diciamo, promesse nei confronti dei cacciatori, e adesso il suo movimento politico, la Lega, si sente nella necessità di dover tutelare le promesse. Ma siccome siamo in una istituzione, è legittimo fare promesse ai propri elettori, ma questa è un'istituzione, deve garantire le corrette sedi di discussione. Portiamo tutte queste mozioni e ordini del giorno in commissione, discutiamone lì e naturalmente l'assessore Mai e l'amministrazione regionale hanno tutti gli strumenti per guidare questo percorso. Mi sembra la cosa più seria e più corretta. Avviare invece la discussione sul parco di Portofino spaccandoci in consiglio regionale mi sembra, come dire, sbagliato e non all'altezza di una grande cosa nazionale come l'istituzione del parco di Portofino, che tra l'altro toglierà anche un po' di problemi alla regione Liguria, perché sappiamo che le risorse che vengono risparmiate dalla regione potranno essere adoperate per potenziare gli altri parchi. È un grande obiettivo nazionale, confrontiamoci con questa levatura e non abbassando la discussione o rompendo questo consiglio forzando su un ordine del giorno. Portiamo tutti questi ordini del giorno in commissione e li discutiamo liberamente. L'amministrazione ha gli strumenti per dare i tempi di questa discussione. Le commissioni faranno il loro lavoro, discutiamoli dentro e non votiamo oggi in consiglio.